Allora, avete visto quella strada dove ho filmato? No? Là mi sono posizionato per scaricare. Ovviamente l'asfalto. E in pratica, da dove sto? Spero che riusciate a capire. Io mi sono fatto una a retromarcia. Da dove sta il carrellone? Fino là. Sono, quante sono? 150 metri, 200 metri. Tiriamoci in basso, 150 metri. A retromarcia, da qua. Da dove sta il carrellone? In pratica, io sono venuto dalla destra. Da qua, da Cristiano, dove vanno adesso, dove passano le macchine, mi sono messo sulla sinistra e da qua, in pratica, da qui, me la sono fatta tutta retromarcia. Direte tanti auguri, tanti auguri a me, sì, sicuramente. Tanti auguri a me che me la sono fatta, mi sono fatto 150 metri a retromarcia. Carico e in salita, ok? Non potevo andare nella parte dove era già asfaltato, dovevo stare attento che sulla destra c'era il precipizio, quindi diciamo che sono me la sono perduta. Questo perché la finitrice era posizionata in un modo che tu non potevi prendertela da dietro e passarla avanti. Per scaricare dovevi fare la retromarcia, perché la strada nuova, la strada 172 da Taranto a Valtella Franca, che è fatta nuova, quella a quattro corsie, e qui si sta posando il binder, sono quasi 10 centimetri, sono 10-12 centimetri di binder, e quindi non c'è una strada che porta da dietro la finitrice, tu la passi e ti posizioni come di solito accade. Invece qua la strada non c'è, tutta strada nuova, e quindi tu devi fare questa retromarcia, questi 150 metri di retromarcia. Il problema è che era in salita ed ero carico, però ce l'ho fatta. Queste sono le situazioni un po' scomode, che non ci sono, è la prima volta che mi capita una situazione così particolare, scomoda nello scaricare l'asfalto. Volevo rendervi partecipi di questa situazione. Non è sempre così semplice che tu vai, ti metti davanti, subito la finisci, ti metti davanti, fai retromarcia e vai. Qua eravamo anche in discesa. Ok. Va bene, buona giornata.